Correria Italiana Gazzetta. Venerdì 5 febbraio 2016, ore 9.05 del mattino. Siamo in viaggio da circa un'ora e abbiamo appena passato Masone. Abbiamo appena passato Masone, direzione Albenga per probabilmente Corsica. Io non ho prenotato il volo, per cui quel che è, e così alla rinfusa. Ecco il nostro conduferro tranviere conducente. Ciuz. E qui dietro lasciamo lo scuro, chissà, scuro con scuro. Eccolo. Aumenta il contrasto un po', vedo. Vedo una palla nera. Eccolo adesso. Ecco Dancer Gando. Momenti di lucidità, perché siamo in galleria. Cazzo vuoi? Cioè, quando in galleria continua a fare il tracking della faccia, non riesco a metterlo a fuoco. Vabbè, questo è lo stato delle 9 del mattino. Vedremo poi il prossimo aggiornamento, ore 10. Ed eccoci usciti dall'autostrada Albenga. Siamo di qua, da Banna. Stiamo andando all'aeroporto. Ecco il nostro conducente di auto che fuma simulatamente. Che cazzo stai dicendo, Picchi? Devi smetterla di drogarti. C'è la zavorra. Drogato! Saluto la zavorra. Saluta a casa, chi mi conosce. Gando, detto trappola dagli amici. Ed ecco Boom Boom Gandini, detto trappola di boom. Cristallo. Boom. E siamo ad Albenga. Il buon Pippi è pronto ad accendere. Vediamo il copilota. Copilota, bella. Si giri. Che bello. Pilota vero. Ho fatto un caffè. Abbiamo appena acceso il trattore. Siamo già a 1,5 metri da terra. Eccolo qui! È un tocco!
troppo potente. Ho scritto quando pilota. Guardatelo. Un uomo al tramonto. Guarda, continua a fare il tracking della faccia per mettere a fuoco il colore. No, si vede là la costa italiana. Per mettere a fuoco Gandini avresti dovuto comprare una videocamera tedesca. Tom, quel puntino rosso in mezzo. Andare su di qua. Sto cazzo. No, il bello è lì, eh. Noi tifiamo Gandini, noi tifiamo Gandini, noi tifiamo Gandini. Facciamo un selfie? Avanti. Pippin, agilità senza età. Madonna mia, Gando! Che classe! Però ce l'ho fatta alla fine, ci ha zittito tutti. Hai visto, Gando? Bello. Guardate il panorama di Calvì. Poi dopo vi girate di spalle e vi faccio una foto con Calvì davanti e voi due calvi dietro. E poi scrivo Calvì con l'hashtag Calvì Gandini. Salve! Animo, animo! Ma sto cazzo! Animo! Calme gesso, Gandini non è un fesso. $104. Non è male. Sa, commenti! Gando, raccontaci questa giornata. Comunque, è stata una giornata molto produttiva. Cosa abbiamo fatto, Gando? Siamo andati sopra quel forte di merda. Il forte di merda. Che è quello lì, eh? Quello che è quello lì. Una delle attrazioni. Il forte di ma merda. Motiva perché sono forti di merda. Un forte di merda. Perché mi avete fatto camminare un sacco. E non avevo voglia. Poi
e avanti. Poi siamo andati in una brasserie dove aveva speso non meno di 45 euro. Croccanti. Poi? Quanto hai speso in totale? Non si può sapere. Non si può sapere. Sono 80 a testa se vuoi favorire. Ah beh, croccante. Se non vuoi favorire sono 100. Contriffato. Aia, aia. Ah sì? Aia. Ah, no, 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 no. Vabbè, poi? E poi? E adesso? Siamo qua, nel lungomare. Wow, al porto. No, nel lungoporto. Nel lungoporto. C'è qualche pescheretto, adesso lo rubiamo e torniamo. Ma non sono pescheretti. Un peschereccio così ci farei la firma. A me sembrano leggermente... Almeno no, yacht no, barca. La. Adesso rubiamo uno yacht e torniamo indietro. Sì. Su peschereccio. Il nostro marinaio Gandini ci porterà a destinazione a Vado Ligure. Dopodiché da Vado Ligure la faremo a piedi. Esatto. Pellegrinaggio. Però la strada. Via Francigena. Lì c'è la via dei vini. Sì. Via. Ogni paese beviamo del vino. E poi? Perfetto, facendo due paesi siamo a terra. Sicuro. Due paesi ci siamo. Vabbè, ci rivedremo a bordo, all'aeroporto. Bella.